Così. Così. Buonasera. Arrivati. Arrivati così. Allora. Salutiamo tutti i nuovi follower. Anche gli spammoni. Anche i bot. Anche i bot. Tutti. Tutti, ciao. Dove è Dave? Dave sta arrivando. Dove è Dave? Dave sta arrivando. Arriva, arriva. Dov'è? Arriva. Sì, ma dov'è? Adesso è in via. Ah. Però arriva. Qua è tutto pronto. Aspettiamo. Tutto pronto qui. Qua la soluzione, allora, dove siamo arrivati? Allora, l'ultima live non è esistita. Ok, quindi siamo qui. Esattamente qua. Siamo qua, all'inizio. Bello, bello. E quindi per raggiungere Saturn Valley, già ce l'abbiamo fatta. Mm-hmm. Ecco, io tutto è possibile. Vai più pulito tutto possibile. Fare attenzione ai nemici. In questa zona sono andate le difese incredibilmente alte. Questo l'abbiamo capito. Vai piano perché battiamo. Ne affermare non voglio. Dopo aver fatto le spese, piani superiori, già fatto. Tornate. La spesa. La spese per le armi. Per le... Bisogna fare quello. L'ho fatta. Di nuovo bisogna farla. Un'altra adesso. Volta? Sì. Perché? Perché ho finito tutte le cure, le cose. Ma abbiamo un sacco, abbiamo migliaia di dollari. Ho preso 3.000 cirisbure. Abbiamo migliaia di dollari ancora a disposizione che si accumulano giorno per giorno ogni volta che moriamo. Pensa, quindi... pensa. Vabbè, vabbè facciamo spese, tornate nell'area principale appena abbiamo finito. Poi bisogna andare verso la cascata, aspettare i 3 minuti. Ok, 3 minuti per andare nella cascata.
E quello abbiamo già fatto. Entriamo nel laboratorio. Adesso siamo qui. Dov'è Dave? È arrivato. Ecco, ma dove sarà? Eccolo qua. Ciao Dave. Ben ritrovato. Mi hanno detto che hai sfoderato il martellone oggi. Oggi si è un po' sgranchito. Quanto tempo, Sgranchito, ho fatto bene. Sì, e ci voleva. Scusa. Avrei pagato oro per vedere la tua reazione. Vabbè, c'è. Ah, tu dici proprio con la webcam pop-up nel cabinato. Perché in diretta con Dave. Col fisheye, tipo. Incazzato come una bestia. Bellissimo. Momento epico. Vabbè. Poi. Svoltate a destra. Mi chiederà di continuare. Sai che non è una stronzata sta cosa qua. Non è una stronzata, però non credo sia disposto a farlo. No, nel senso. Aspetta, ma che hai? Ci facciamo. Aia! Ma che hai qua? Che schifo è? Che momento altissimo. Che cosa sai? No. E gli devo togliere le pulci come le scimmie. Non è vero, ma che cazzo stai dicendo? Appena mi hai detto dove ero, ho fatto passare mezzo secondo. Mamma mia, veramente. Vai, Dave. Boom. Terminator. Proprio. Basta. Allora, possiamo andare avanti. Clione. Sì. Allora, dobbiamo andare nel tendone. Si girerà a sinistra. Quindi raccogliete la bomba all'interno. Poi andate. Vabbè, cioè, ci pensiamo dopo. Dai, andiamo. Bello questa musichetta. Basta. Tu vai, vedi? Mamma mia, ma i livelli audio, mio Dio! Perché è alzato così tanto? Perché non si sentiva la musica. Hai capito? Bellissimo. Come non è centrato? No, centrato. Cazzo. Sondaggione? Sondaggione di un spettatore, chissà cosa si sceglierà. Io ho detto alle 22, ma non mi ascoltano. Dico svegliate, ma non te svegli. Banana. Banana. Vabbè, banana, sarà banana. Com'era? Così. Banana. Vediamo. Non abbiamo cazzo. No, niente, sto vedendo. Niente, ma questo è il salvataggio. Però c'è mio. La pistola laser adesso, perché l'ha riparata. Quindi non è il mio salvataggio. No. Questo è il tuo salvataggio. Hai salvato? O non hai salvato? Io farei così. Che? Perché? Se dice perché che non mi ricordo se ho salvato. C'è una pistola laser però. Sì, in effetti sì. E allora? Non mi ricordo. Porca vacca. Come fanno a ricordarsi? Non mi ricordo. Ti ricordi se... Minchia. È una differenza abnorme. Sì, ma mi sa che ho salvato comunque. E quindi è questo il tuo salvataggio? Sì. Ma perché abbiamo 16 dollari, tra l'altro. Sprecati tutti. Andiamo a comprare qualcosa? Sì, ma prendi i soldi dal bancomat prima. Ma è qua il bancomat? No. Io che mi devo ricordare? Ma che si deve ma ricordare? Ma che mi devo ricordare io? Ma che queste domande del cazzo? così per dire. Ti mando il copione se vuoi, Dave, quando se vuoi. Ma l'hai visto il copione? No, non c'era all'inizio live. Non c'era. Hai visto che c'è il copione adesso. Delle cose da fare. To-do. Fogliazzo qua, foglione. No, sportello, questo è il bancomat. Vedi che è un po' diverso. Ok, sì, un po' di... È un pochettino...
T'ho detto. Adesso non possiamo più sbagliare. No, c'è un bancomat reale. Quanto? 500. Non lo so che roba c'è qua che vendono, se ne vale la pena. E poi non abbiamo così tanto spazio in inventario. Ma poi questo gioco ti spinge a spendere sempre di più. No, veramente, è proprio un consumismo pazzo. Vedi, qua non si può andare, di qua dovrebbe esserci lo shop. No, è vero. Allora dov'è lo shop? Giù. Bravo. Era giù. Non c'è lo shop. No, c'è. Scoprirà che lo shop non c'è. No, c'è lo shop. Si scoprirà? Secondo te dove l'abbiamo prese le armi? Io questo non lo so, ma secondo me si scoprirà che non c'è. Ma sì che c'è. Ma salta! Se non vedo non mi fido. Se non tocco non mi fido. Vabbè. Questo retro o airbound? Come retro. Retro. E qua, sicuro. 100. 100 GL. 100 GL. Io sono il dottor Saturn. Ah, puoi riparare il corpo lui. Zoomer? Non lo so. Zoomer? Contrario di boomer. Quindi già all'epoca. Lui? Per fare un riposino? No. Cazzo. Sì. Cazzo. Non fai un riposino? Cazzo. Vabbè. Niente shop. Magari è do. Ecco è qua. Ecco qua. Come voleva si dimostrare. E mi ricordo che c'era lo shop comunque. Certo. I soldi ci servono lo stesso. Vediamo questa pistola laser che è equipaggiato. Cioè, mamma mia che schifo. Spariamo sempre. Vai. Come si sistema le sopracciglia? Che schifo. Sì, ma... Sono come gli scarafaggi. Cos'era? Cos'era Futurama? Cosa? Che c'era l'appartamento con i due scarafaggi giganti? Sì, mi sembra di sì. Dave, ti ricordi? Vabbè. Non mi ricordo se era Futurama. I Griffin. No, ecco. Sono abbastanza diversa come situazione. Sempre massimo esperto. Mamma mia, tutte, oh. Ma poi al volo, cioè. Ma subito. Beh, oggi mi ha aiutato Master Game per Zelda, che abbiamo iniziato con Off Time, no? Niente, tutto sapeva a memoria. Tutto, là ci sono due arachnule da prendere. Quello, fai prima quello, le 5 rupie, se salti due volte, là prendi le rupie segrete. Boh, io non lo so come fate, sinceramente. Ma ricordarvi tutte ste cose. Co Giuda. Non me li ricordavo questi. Allora, vulnerabilità, ti ricordi? Il fuoco. Fuoco? Tutti e due? Vai. Ma lo zombie non era il ghiaccio? Sì. Mi sono ricordato adesso. Non volevo dirlo. Magari faceva danno comunque. Cazzo. Ricorda di curarti e non sprecare i PP con Ness. Certo. Ti serviranno, fidati. Che così fluido? Hai notato, vero? Random. No, non devi andare. Che schifo. Ah, non c'è più. Ok, vai, prego.
Svoltate a destra, uno slimy little pile vi farà passare. No, vi chiederà di consegnare il fly on ottenuto grazie alla vittoria sul tendone in precedenza per poter passare. Vai a destra. Rispondete negativamente ed affrontatelo. Rispondete negativamente. Vabbè, vabbè, questa cosa io non l'avevo mai fatta. E spara. Cos'era lo slime? No, tu spara, spara, che tanto sei fortissimo, fidati. Con tutte le volte che sono morto è la cosa che ho accumulato. No, anzi, faccio il gesto. Ti serviranno, fidati. Attacca e basta. Ma lui adesso ci fa lacrimare gli occhi. No, tranquillo. Non ti preoccupare, fidati. Com'è l'audio, tra l'altro? Dovrebbe essere a posto, no? Beh, sì. Buono. Sembrerebbe buono. Buon. Poi, continuo. Ok. Dove andiamo? Giù o di qua? Devo andare giù. Li affronto? Scendete la scala, raccogliete quel che potete delle stanze lì sotto, poi risalite ed entrate a sinistra. Salite quando... Perché scendete per... No, devi continuare, devi scendere e dopo girare a destra. Vabbè, e questi come si uccidono? Devi esaminarli perché non lo so. Oh, finora zero, eh? Finora neanche un consiglio. Fuoco. Gelo, paralisi. Tutto. Ce n'era una importantissima come vulnerabilità per il boss che assolutamente non mi ricordo. Bene. Ed era di Ness, però ti posso dire. Credo fosse... Lampo? No. E credo fosse main... qualcosa che abbia a che fare col cervello. No brainstorm, comunque. Beh, scusami. Può essere solo una cosa. Qua non riesco a vedere, vabbè. Vai, vai, continua. Continua. Per sinistra. Che ci siamo, scusa. Non volevo mangiarlo, ma ho detto aspetta un attimo. Vabbè, dopo. Comunque quanto cazzo è livellato? Un sacco. Boh. Ho fatto questo tutto per un'ora. Mamma mia. Color banana, Irene! Irene! Buonasera. Tra l'altro color banana. È giusto. Ah, perché abbiamo caricato... Ah, eh sì. Beh, perché ha deciso Dave, ovviamente. Sì, sì, certo. Buonasera, Irene, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Questo è fatto. Vai. Cosa stai facendo? Ma che è? Che succede? I colori sono giusti? Adesso ti faccio vedere. No, perché quello vedo, vedi, violaceo. No, lo vedo violaceo. Guarda, violaceo. Vai a fare in culo. Violaceo. Vai a fare in culo. Dai, spara. Che già, guarda, tu non hai idea del... tu sei convinto che la fai la prima botta? Sì. Non la farai mai la prima botta. E qui lancio una sfida. E voi in chat mi siete testimoni. Non ce la farà mai a sconfiggere il boss alla prima botta. Eccolo. Vedete che almeno ci vorranno 4 try. Preparate le clip. Preparatele. Urca! Cheat, Goku, tutte le puntate. Certo. Nel manga... tutte, di tutte le serie. Nel manga lo dice 0 volte. Dai, questi pesci piccoli. Hai già letto cosa fare dopo? Sì, non ti preoccupare. No, io mi preoccupo, cazzo. Ha lasciato un pacco. Caramello Psy. Bene. Forza. Ah, sentite quando potete entrare nella stanza a destra per raccogliere altri oggetti. L'abbiamo detto strada? No. Mm.
è quello. Allora, proseguite. Lungo strada fino al grosso mostro blob di blob, sì, che, vi pare imbattibile. Davvero vi pare imbattibile? E non ho capito, cazzo. Ho usato tutte le tecniche a mia disposizione. In realtà, qua ti dice la soluzione, te lo dice, perché nel gioco non te lo fa capire in assoluto, in alcun modo. Dopo, quando ci arrivi, te lo dico. Che c'è un trucchetto. Che stai facendo? Sta facendo morire Jeff. Perché se muore Jeff, devi ricominciare da capo. Giuda, oh. Quelli, questi qua? Non lo so. Oh! Penso di sì, penso di sì. Lo facevi prima, magari. Che cazzo dice di volgare, oh? La mosca, poi. Che cazzo è? Ma che cazzo è, oh? Cazzo è? Ma che cazzo è? Basta! Aspetta, allora, Psy, cura, salute, Psy, fuoco. Fuoco. Sì, che ti fa la fila di nemici. Spariamo a questo. Sì. Una zaffata di alito puzzolente. Oh. Questo bio è vegeto. Certo, appena arrivato. Beh, saluto, almeno siamo messi bene. Bene. Ah. Perché piangono? Sì, sì, piangi, piangi. Dai, basterebbe uno sputo per ucciderli entrambi. Ostaggi di casa. Oh. Ti rendi conto, fare un'ora così di questa parte? Una roba incredibile. Incredibile. Non possiamo, non possiamo fare niente. Sì, sì, così, così. Ma questo è l'inferno. Guarda! Sì, sì, sì. Ma è sbilanciatissima questa cosa. Sì, così. A meno che non ci sia qualcosa anti... Sì che c'è, ma non è che posso il party completamente... Dai, c'ho la guarigione. No, non serve. Già provato. Niente. Boh, proviamo così. Devo dire. Non muore, eh? Dai, sì, cioè, veramente è follia, ragazzi, follia. No, cioè, erano altri tempi, per carità, tutto quello che cazzo vuoi. Però non puoi, dai. Cioè, dai, 40 attacchi, tutti mancati. Quanto tutti. Cazzo dura, poi? Ma è poi un incontro casuale, non è un boss di fine livello. Lo volete capire che non è normale? Chiama i rinforzi! Scappa. Ma non ci riesco. Ovviamente poi non è che dici scappi e va. Boh, ma buona, cioè da buona, dai. Ti fa scappare. No. Riprovi 30.000 volte a scappare. Niente, loro non riescono. E allora salti il turno. Devi aspettare che attacchino di nuovo tutti e tre. Dai, per favore. Dai. Allora, io adesso ammazzo quella cazzo di falena. Morirà con un po' di colpi, no? No. Porca vacca, eh? Boh, adesso via. Può mettere anche
combattimento automatico. Tanto è uguale. Preso. Ma... sì, adesso arriva... sì che funziona! Sì che funziona! Ma no, funziona! Sì che funziona! Ah, no, 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 aspetta, calmati! Cioè, allora, no, mi sono sbagliato, mi chiedo scusa. Però, guarda, piangi di nuovo. No, che vuol dire? Almeno per un turno. Ho capito. Devi sprecare la guarigione, guarda, le sprechi un sacco così. No, non sono emozionato, sono incazzato, nero. Ma ne sprechi un sacco così, lo capisci che non ma è... ma c'è la farfalla là, di là. Ma non ci sarà più la farfalla adesso, guarda che piange di nuovo. Ma per un turno. Fai piangere tu, lo fai piangere. Pensa alla sua mamma improvvisamente. È arrivato un altro, è arrivato un altro. Se no, questa è una parte che è fatta apposta per livellare, te lo dico io. Te lo dico io. E che dobbiamo fare? Poi... mamma ti Ness, quanti pipi stai sprecando? Già, tutti. Jeff... vabbè, non li ha mai avuti. No. In realtà. È culo, è culo. Eh sì, che certo che è culo, cazzo. È un tiro di dadi. Ora arriva... Dave in soccorso, 3, 2... porca puttana! Uno smash incredibile. Ma chi l'ha fatto? Noi a lui, credo. Non credo. No? Sarebbe morto. Allora. Allora. Come allora? Come facevo a saperne? Perché? È finita! Premere start, esci. Ah, ok. Ok, oh, però 4000 di esperienza ti hanno dato. Capito? Quello è il discorso. Certo, è infinita sta battaglia. Che figata. PP massimo, massimo i 12 punti. Psy. Scudo Psy, questo è importantissimo. Vabbè, ci può stare. Mo? E mo magari non vanno ad andare contro le mosche. Magari. Boh. Di nuovo. No, non piangiamo più. Allora, abbiamo capito che con loro... bisogna fare Psy, gelo, sì, te lo dico io, sì. Vedi, adesso dobbiamo fare la stessa cosa con l'altra. Allora, intanto curiamo lui. Bene. Non viene nessuno. Meno male, sono tutti morti, certo non viene nessuno. Luciano? Stai calmo. Stai calmo. Allora, salute. Salute. E ciù. Sì. Sì, ma cerca di abbassare, cazzo. Per favore. Ma non viene quel bastardo di Luciano? Non viene, no. Non arriva, oh. Non arriva mai. Più o meno è quello il discorso. Questo è un combattimento giusto. Giusto. Adesso, prima di andare avanti, salute. Grazie. Appena... allora, se dici un'altra cosa, un'altra volta, questa. Ecco qua. Mamma mia. Allora, innanzitutto devi dirmi qualcosa prima di cominciare? No, vai. Vado? Vai. Vado, eh? Vai. Perfetto. Capisco. La profezia che dice che un bambino sconfiggerà Patron Gygas. Ma hai riso tanto in vita mia, addirittura. Se non avesse paura di qualcuno, sarebbe di certo un essere peggiore del più grande dei mali. Garg, garg, gag, gag. Ora ti schiaccio come un insetto. Ma guarda, quel gioco combattimento mai avuto. Ed è vero, ed è vero. Ma sentite, il dolore della vera nausea. Che è vero. Che è vero anche questo. Quindi è tutto voluto, capito? Ma che cazzo devo fare? La ridondanza, le cose. Allora, aspetta. In realtà il Fly Honey... in vostro possesso, se usata all'inizio della battaglia, lo distrarrà
consentendovi di affrontare i colpi. All'inizio devi darglielo. Sì. All'inizio, poi non è che dici a caso, all'inizio. Il miele di mosche. Incredibile. E quindi sai, sai. E gli fai gelo. Sì. Ah, perché è debole. E spari, sì. Ness? Oh, lo prende. Ok, adesso vai. Sparo. Combattimento automatico, direi. Ah, ok. Bello sto boss. Però Polo sta scendendo di... Sì, se Ness non... lo guarisco. Sì, infatti, vedi. Ah, ok, grazie. E non attacca più, fammi capire. Evidentemente no. Sicuro che era una rogna che tu non ne hai idea. Ma tu lo sapevi ieri, e c'è l'altra volta. No. Scusa, non è vera soluzione. Ma non l'avevo letto. Perché non avevo capito che eravamo arrivati qua. Non avevo capito che c'era, che eravamo a Saturno. Te l'ho già spiegato. Io non avevo capito dove ci trovavamo, perché l'ultima volta non avevo giocato io. Io non c'ero proprio in live. Quindi non sapevo dove cazzo ero, a che punto ero, dove dovrà andare a prendere la soluzione, a che punto iniziare a leggere, capire dove andare. Cioè, quindi sono rimasto bloccato tutto il tempo. Adesso che abbiamo possiamo tutto, andare avanti. Possiamo andare avanti. E Cristo. Ecco. Bene. Una sigaretta anche. Cazzo, di già! Cioè, mezz'ora sono stato qua davanti l'ultima volta. Mezz'ora. Aspetta, cos'è che avevi detto? Cosa? Non mi ricordo. No, vabbè. Non mi ricordo. Sì, certo. Dave, che cosa aveva detto? Con la soluzione, cazzo. Cosa aveva detto? Ma non immaginavo che il miele di mosche fosse così importante. No, lascia perdere la soluzione. Cosa avevi detto? Che non mi ricordo. Ma non immaginavo che il miele di mosche addirittura facesse tutta questa differenza. Non ti ha neanche attaccato, cazzo. Clippate. Non ti ha neanche attaccato. Clippate. Che culo di merda. Vai. Ciao Fede Chip. Ciao Fede. Sempre il momento del gameplay, sempre. Ciao Fede. Vai. Sì. Vai. Grazie. Grazie. Bene, sembra che sia stato un combattimento alla pari. No, non è vero, perché sei un cittone di merda con la soluzione nel miele di mosche, soprattutto. Ma basta. Sei già capito di portare la statua mani a Foreside. Mani. Che è la prossima città. La città presto sarà in condizioni peggiori che vivere immersi nel proprio vomito. Però un po' di ottimismo. Soffrite, imbecilli. Ma smetti di ruttare. Ma niente. Io farei le t-shirt, eh? Soffrite, imbecilli. Bene, con lui. No, ma non puoi mettere qua. Allora, dove dobbiamo andare? Andiamo avanti? Milky Well è la vostra prossima meta. È imbarazzante. Imbarazzante. Io fuggito. Ma... Zoom. Burp. Tutti che ruttano. Com'era la frase quella... Io ti do un consiglio, stai calmo. Com'era? Ti ricordi la frase del... Ah, no, non mi ricordo. No, dobbiamo andarci a rivedere. Non so. Quella di Don Flamingo. Sì. Tu sei sfinito? Ah. Brutto vomito, puzza, pipì, yeu. Va bene. La razza superiore. Sta parlando la lingua degli dèi. Guarda. Sì. Questi si divertono. Sorgenti termali, riposati. Guarda che guarda che geni. Senti, la sorgente termale lavi via tutta la sporcizia dal tuo corpo. Che ci cura praticamente. Sì. Da quando Dave dice che prende il martello. Ma prima di accedervi, vedete ancora bloccati da? Cosa di Don Flamingo? Glielo chiedo se volete. Vai là, non so. No, era una frase che aveva scritto. Era una frase che aveva scritto che volevamo fare le magliette quella volta. Non mi ricordo, sì, che lei sì. Forse era Max Payne. Può essere. Sempre nei momenti.
cosa mi rappresenta? Quando David dice che prende il martello, cosa mi rappresenta? Allora, Irene, stai calma. Ma cosa Irene, vuoi che rappresenti? Be quiet, be calm, be patient. Calm. Sapessi, niente, no. Ci marcia sopra, ovviamente. Puoi allargare un po', porca Eva. Mamma mia, che fastidi. Vabbè. Va bene, va bene. Praticamente Dave ha il potere. Ha il potere di bannare la gente, ovvero di buttarla fuori dal canale per sempre. Perché è moderatore. Claudia si è impossessata di Irene. E quindi è il famoso banhammer, quindi il martellone che si cala sulla sull'utente che non rispetta le regole e che quindi lo butta fuori come un giudice, no? Allora, che cazzo sta succedendo? Cosa sto guardando? Fungo malefico arrogante, tra l'altro. Bastardo. Fuoco, tutto, vai, tutto fuoco, tutto ferro e fuoco. Tutto ferro e fuoco. Tutto ferro e fuoco. Spara però. Non perdiamo, già è lento. Possiamo dire ai nostri affisionados, Fede, Dave, Irene, cosa abbiamo comprato oggi? O facciamo una sorpresa. Ma te l'avevo detto nella live di oggi. Ah. Quindi aspettatevi delle live da console. Io porterò Judgment. Yakuza a sto punto. No, intanto Judgment che è un po' il sunto. Dopo, se va bene, si quello può più pensare di... Quello più progredito, diciamo. Diciamo quello che è più progredito, allo stesso tempo mi permette di comunque farlo perché non è in linea diretta con la storyline. Non di c'è Yakuza. Proprio un cazzo dei personaggi, non c'è niente. Quindi... Beh, ma mi sembrava chissà che. In realtà. Certo, fuoco. Ma certo, mi sono livellato come un bastardo. Non è per quello. È normale. Un'ora solo di livelli ho fatto. Vabbè, stessa strategia. Allora. Qui c'è il vero boss dell'area comunque. Oh dopo. No! Eh sì. Quindi non è che siamo proprio nelle condizioni migliori. Ma che devo fare? Mi sono riposato le terme. Uomo foglia lancia scudo. Vabbè, finché fa così va bene. Ho perso due numeri di live. 2 minuti di live, che succede? Niente, stiamo andando avanti, semplicemente. Succede? Ho annunciato che abbiamo acquistato l'Elgato. E che quindi prossimamente abbiamo ci siamo... acquistato l'Elgato. Giusto, abbiamo. Abbiamo. Abbiamo acquistato l'Elgato e quindi prossimamente porteremo dei titoli PS5. PS5, anche cose che possono Switch, collegarci. Console in generale. Esatto. Non solo PC, non solo emulazione. E non solo cazzate. Vabbè, comunque abbiamo il... Sì. Ma vogliamo Monkey Island? Lo so. Quello è in programmazione. Ma perché? Oh, io pensavo l'avesse detto Dave. Sempre Irene arriva. Sì. Monkey Island, così quello che cosa fa? Lo sente? Lo sente? Perché lui non è che legge, sente. Vai avanti! Cazzo. Cosa è successo? Un verde un po' curioso. Ma non era verde, scusami. Non abbiamo preso le spalle. Siamo nel reserto. Nel reserto. Beh, ma ha ragione. Giulio mi odia. No. Chi ti ha detto? No.
Ma perché? Oh, vabbè, tutti vogliono Monkey Island. Cazzo, portiamo Monkey Island. Certo, basta. Certo, basta. Certo. Portiamo Monkey Island 2. 2. E si riparte. E voglio Dave in collegamento costante. Ma che... su Discord. Ho paura dei giochi difficili. Io ti voglio su Discord, non hai capito? Ecco. Tu non hai capito, Dave. Attacca però. Ma non, perché non sai fare due cose contemporaneamente? Perché parla e premi un tasto. Parla e premi un tasto. No, perché devo anche pensare... Cioè, come le scimmie. Cioè, che ci vuole? Ma intanto parli. La stessa cosa. Forse allora Misty in live senza guida. Non so neanche di che... Che ho? A parte che porto anche Devil May Cry. Dopo Airbound. Sì. Ti consiglierei di acquistare la collection per PS5. Perché io non voglio più avere a che fare con gli emulatori in vita mia. Da PS1 in poi. L'ha detto uno che sta gestendo un canale che si chiama Back to the Garage. Ah, ok. Great Retro Night. Perché... Un occhio di riguardo per il retro gaming. Ricordiamolo. Quella detto la cancello quella parte. Sì. Invitiamo anche Claudia. Io vengo pure su Discord. Voglio fare la disturbatrice e aumentare la difficoltà del gioco. Invitiamo anche Claudia. Guarda, attenzione, appassionatamente. Sai che ingolfamento su Discord. Sarà una bella esperienza. No, io ci sto su sta cosa. No, ma anch'io, però ti dico, mi preparo psicologicamente. Sì, però dopo devi essere in live. È un impegno, eh? Cioè, non è che... Arrivo, facile. Faccio. Su Discord, vengo anch'io. Arrivo, eh. Ti voglio vedere dopo. Guarda che alle 22 iniziamo. Prepara, mettiti, sistema. Cattolo, gli ha ammazzato Paolo. Ammazzato Paolo. Ammazzato Paolo. Paola, qual è Paola? Scusami. Cattolo, gli ha ammazzato Paolo. Ah, la palla sinistra. In che condizioni siamo? Mamma mia, siamo messi malissimo. È bello che dopo c'è il boss. Ma come facciamo? Ti conviene farti uccidere così torni indietro, ti curi e dopo vai. Germoglio mobile forte lui è. Fortissimo. Sta resistendo, eh? Paura. Se non mi avesse ammazzato Paola. Niente. Oh, no. Grazie. No. Grazie. Dai, c'eri vicino! Perché il fungo, ricordiamo che ci inverte i comandi, ragazzi. La gente che guarda dice, questo qua è cazzo fa. Te li inverte costantemente. Eh sì. Allora. Apri il pacco. E dentro c'è moneta del nulla. Che cos'è moneta del nulla? All'inventario di Pola, perché tu senza, so, un soldo ovviamente. Soldo? No. Ecco, t'ho detto. E adesso? Non c'è modo per... Vai. C'è tipo la coda di Fenice. No. Siamo sicuri? Io controllo, Oh, niente. Ci manca quella cosa, capito? Di poter resuscitare... Eh sì. E vabbè. Dobbiamo qua. Finalmente siete arrivati. Dietro di me c'è il terzo santuario, ma adesso appartiene a me. Provate a riprenderlo se ne siete in grado. Vai. Allora. Oh! Cazzo. Una pila di me. Sì. Le colonne sonore dei boss sono incredibili. Dai, dimmi come devo... Lontano. Armatevi pazienza e ricorrete all'abilità Psy ogni volta che potete. Dopo la vittoria. Ah, niente, basta. Meme time, pull up ormai è intrinseco in ogni cosa. Ciao, pull up. Che ricordiamo? Giancarlone Sburlone. Come esatto. Per me ti puoi anche cambiare nick in quello. Mi dà fastidio. No, pull up. Pull up va bene.
Dai, dimmi. No, non c'è una strategia. Devi utilizzare più sai che puoi. Se io faccio super su tutti i nemici, vai. Con lui sparo. È più veloce Jeff, ovviamente, con la pistola. Sì. Perché Ness deve castare. Ok. Bene, minchia. Eh sì. Grande. Hai così. Il pezzo forte adesso. No, se ci paralizza, non è meno male. Vai, 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 ancora, ancora. Vai, vai. Tutto, tutto. Bello. Però inquietanti. Mamma mia. Speriamo. Speriamo che vada sta strategia proprio. No, non sentirti funky, per favore. Cogiuda. Ma sei stato perché la super ha colpito noi? Sì. Siamo morti. Sì. Beviamo. Ma che cosa devi bere, Irene? Ma come beviamo? Dai, ritorniamo là, veloce. Cazzo. Però siamo da soli. No, torna indietro, torna indietro. Torna indietro. Ma la sorgente, no. Ah no, no, da qua facciamo il giro, no? Non usciamo fuori da qua? Sì. Remember to stay rotated. Bravo, bravo, bravo. sì. Però non siamo al villaggio, giusto? No, qua siamo, adesso siamo al villaggio, appena usciamo. Sì, ma siamo alla sorgente, siamo sopra il villaggio. La parte sopra del villaggio. Sì, sto cercando di capire se possiamo scendere. Sì, da là. Ah, è una scorciatoia. Sì. Allora, pensavo fosse molto più, vabbè. Qua su, anzi no, aspetta. Dov'era quello che ti... Devi andare giù. Ma allora è fatta. Sarà qui? Sì. Allora vai, prima da quello a destra. Dopo vado a quella a sinistra, mm-hmm. E dopo torniamo di là. Sì, ok, perfetto. Aggiustati. Tutti aggiustati. Vabbè. Che non sia un messaggio, eh? Perché ricordiamo che finora... Le cose strane... Scendi giù. Ci sono state finora, le cose strane. Quindi che tutto questo sia una simulazione di qualche tipo... sì. Ok. Con lui devi parlare. Magari siamo tipo degli androidi. No, non credo. Abbiamo dei poteri psichici. Questo sì. Ma comunque questo gioco non me la racconta giusta, in ogni caso. Oh, ma è da un bel po' che non dà risposte, il gioco. Che non sta dando risposte. Che non sta dando neanche indizi. Cioè, allora, bisogna andare da quello il tizio e ucciderlo. Questa esatto, è la trama. Salvare il mondo. Questa punto. È la trama. Perché siamo noi a dover salvare il mondo? Non importa. Ma è incredibile, guarda. Io farei un safe state tattico. Dopo. Neanche a noi convince questo gioco, soprattutto Dave. No, dai, raga, cioè, senso? È un gioco che è sicuramente difficile da seguire, ma che ci dà tante... Dai, ma poi se siamo così presi è diverso, dai. Ci dà tante soddisfazioni, spara. Di sicuro a livello di seguito, comunque di intrattenimento, meglio di Pokémon. Possiamo dirlo. Dipende. Ma è molto più stimolo ad andare avanti di Pokémon. Pokémon ci giochi da solo, non in stream. Si è addormentato. Vabbè.
Ricordati sempre di sparare, intanto come dice Bullap, ma ricordati soprattutto di curarti. Io quoto Pokémon. Pokémon lo porterò io su Switch. Ciao. Sì, complimenti. No, dico accomodati, ho sbagliato. Dai. Cosa mi consigli? Mi consigli il capitolo principale o Pokémon Go? Pokémon Go? Scusami, com'era? No, Pokémon Go. Il capitolo principale, l'ultimo che è uscito, qual era per Switch? Spada e Scudo. Spada e Scudo. E invece l'altro? Che c'era Eve e Pikachu. Ah, Let's Go. Let's Go. Let's Go è facile. Ma anche Pokémon non sono tutti e due facili. Boh. Let's Go Eevee. Sì, sì, sì. Eevee, porto quello casomai. Let's Go Eevee. Vabbè. O Let's Go Pikachu. Tanto non ci abbiamo tutte e due, quindi ti direi quello, sì, anche perché Spada e Scudo, veramente che delusione. È proprio una delusione assurda. Ormai che cazzo si è ridotto, veramente. Pokémon da rosso a oro e argento in poi ci puoi mettere un'idea sopra. No, no, vabbè, adesso no, vabbè, giochi, quelli per DS sono dei capolavori. I Pokémon sono facili da Diamante e Perla. Sì. È vero. Diamante e Perla era... Diamante e Perla è la follia, incredibile. Anche Pokémon bianco e nero. Dimmi, dimmi, dimmi. Grazie. Bianco e nero. No, no. Strano che non ci abbiano fatto ancora meme su sta cosa. Meno male. Meno male. Apri un po'. Stai tranquillo, vuoi un po' d'acqua? Grazie. Ne sono lieta. Dai, passami l'acqua, pezzo di merda. Cioè, io non lo so. Perché apri? Apri un attimo. Io te l'avevo detto di bere giù. Vedi, io ti ascolto, lui non ti ascolta, ti odia. Vabbè, niente, oh. Vabbè, andate avanti così, mi volete fare incazzare. Pensate ancora a queste cose? Io le penso. No, io non, io non le penso. Io le dico. Io non le penso. Io non le penso e non le dico perché non le penso. Ci siamo quasi, dopo questa... Giuro, si incazza It's Possible? Ma anche lei con... Ah no, è Vullap. Mi sposto. Vabbè. Vullap non c'era nella live extra o sì? No, non c'era. No, non c'era. Ti sei perso una live extra che mi sono perso anch'io, tra l'altro. Abbastanza, abbastanza tosta. Allora. No, 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 piano, piano. No! Ah, ok. Sì. Stava sbagliando, stava mettendo load. Sei fuori di testa, no! Sei... No! Sai. Sai, lampo. Sai. Tuono. Tuono? No, aspetta, è una pila di merda. Cosa può fare male? Fuoco. Fuoco. È una pila di spia, merda. Spia, 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 spia. La pila di merda. Sì. Non è una pila di merda. Se metto una pila di merda, Giulio, Non è. Dai. Ma non è Conker. Sai fuoco. Meno male. Ecco. L'avrei mai detto. Le vicine di giro mi fanno volare. No, no. Ok, vai. Finora, come primo turno non c'è male. Non mi posso lamentare. Cura. Subito. Io la metterei qua in garagino fissa questa. Sì, questa è incredibile, questa colonna sonora. Cazzo. Ah, ok, ci ha fatto piangere. Pensavo fosse di nuovo come la storia. No, ho sbagliato. È fuoco. Cazzo, attaccato Ness. Perché difenditi con Jeff, difenditi, non attaccare. Se vuoi vedere Giulio incazzato, guardati le live di Monkey Island. Sono tutte su YouTube. Tutte su YouTube. Con lui invece ci difendiamo.
E dai. Ok. Mamma mia, guarda che è incredibile. Para. No. No. Lampo. Super. Scusa. Difendo. Dai, dai, dai. Io non trovo più le clip dove Francesco muore di spavento nel Resident Evil. Già ha fatto a posto? Armatevi di pazienza, ma andate a fanculo. Ma che cazzo dice? M'hanno fatto cagare in mano. Ma che cazzo dice? Cioè, armatevi di pazienza confronto a quello che abbiamo passato fino adesso, proprio. Fino ad ora io l'ho completamente perso la pazienza. Mamma ormai mia. Non è più cosa di questo mondo. Ok. Difesa giù. Ah, proprio difesa giù. Adesso sì. Dobbiamo tornare a Thread comunque. No. E dobbiamo prendere il pullman per Foreside. Qua prendiamo la pietra del suono e la Soundstone. E così ne abbiamo qua tre. Questa è la terza. La nota sarebbe. La terza melodia. La melodia. Quel momento siete ineguagliabili. È vero, sarà su YouTube. Ci sono i live di Resident Evil su YouTube? Sì, certo. Sì, ci sono su YouTube, li potete rivedere. Messa all'impressione di dire la voce di sua madre molto distante. Dice sì, può... forte, ragazzo mio. La pietra del suono di Ness registra la melodia a fonte lattea. E basta. Possiamo basta, adesso dietro. Usa la pietra del suono. La fronte. Sì, così. Dobbiamo andare. Ti dice lui o no? Per quello non capivo. E dobbiamo andare allora in quella di mezzo, no? Sì. Ok. Non capivo, è tempo. Passo dei nani. Del gigante. Sì. Oh, c'è qualcuno che li clippa? Non mi ha fatto andare. Sto premendo ok io, Stai premendo indietro. No, sto premendo ok. Tu hai premuto no, questo, Y. No, questo per provare, ma prima avevo fatto questo. Visto che parlano di voi su YouTube qua. No, allora. Oh, li ho provati tutti, vabbè. No, su YouTube noi mettiamo le live principali, diciamo, e i best of. Cioè dei montaggi di live, delle serie di live più belle che abbiamo fatto finora, tipo quella di Cuphead, Monkey Island, sono tutte su YouTube. Capito, Vullap? No, con tutte le live proprio no, Dave, non sono tutte le live. Si esce. Sono quelle principali. Non lo so. Sono quelle principali, tipo Airbound, proprio serie che portiamo più spesso, ok? Ma non è che è un bug sta cosa? Può essere. Vai via da qua. Prova a farlo tipo qua. Se no torna a piedi. A piedi? Non hai provato comunque. Ciao Master Game, ma quindi Zelda. Ciao Master Game, ma quindi Zelda. Poi magari più tardi, che ne sai. Non è che ogni volta Zelda. La gente sopra, raga. Sempre, oh Master Game, sempre aspetta, Lost aspetta. Ci manda. Aspetta, ah sì, ok, no, ho capito. Leggete sopra. No, la fa, a posto, a posto. Ok. A posto. Già spiegato tutto. Ora beccato di Staple Gamer Move.
No, non ho capito. Ma Cagula, cosa sta facendo Bullap? Sta pro gamer move. Ma se il game è 34 è arrivato al castello. No, non è. Ah, dice dove siamo arrivati con Zelda. Ah. Sì, siamo arrivati al castello. Abbiamo fatto il minigioco della fionda. Abbiamo ampliato il borsello dei semi e adesso dobbiamo incontrare Zelda. Oh, l'ha donato di nuovo. Che cazzo fai, Vullab? Vullab per forza. Aspa, vendica rubi! 20 20 euro, euro! mamma mia, No, che no, no, ciao. no, 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 no! Oh, VIP, cioè, No, che vi cazzo dobbiamo prego, vi fare? prego! No, non ci posso Si credere! può fare VIP da qua? No, non ci posso credere! No, no, non ci posso credere! No, da qua, dopo, lo Dopo facciamo lo dopo! facciamo dopo. Dopo lo facciamo Dopo dopo! lo facciamo. Ma mi fai giocare intanto? Scusami. Carlone storia. Ma Vabbè, stai. Bullap, sei Sì, ma tu impazzito. sei fuori di Sei testa. proprio. Io non capisco. Cioè, io non so come Ma ringraziarti. veramente, Io non so come ringraziarti. eh? C'è un supporto incredibile. Ragazzi, spammate anche in chat emoticon, fate qualcosa per Fate, suggellare il momento. È una roba incredibile questa. mettete l'emoticon Ma di. Vullap sta scherzando, ma. Il grazie basta Ma avanza, ma di che che cazzo cazzo stai dici? parlando? È fuori di Vedi testa. che c'è nel canale non te ne danno. Ospite nel Mamma garagino, mia, oh. appena possibile, Bullap Mamma mia, Bullap, io. ufficialmente invitato. Cioè, davvero, non. Grazie, Non grazie ho. veramente. Non ho parole. Non ho parole. Ma Cioè, non serviva, non serviva. no, assolutamente, È non ci proprio. mancherebbe È altro. proprio in più. Grazie. Vabbè, poi Vabbè, mi facciamo. dilungherei in discorsi a Sì, questo punto però incredibili. che Non so cazzo. se ne vale la pena. Però anche il fatto di fare live ogni sera, due o tre volte a sera, cioè, è effettivamente un impegno adesso, da qui a Però dire che è un dai. lavoro. No! Credo che questa parola dalla mia bocca non uscirà Un mai. lavoretto potrebbe No, essere. no, no, no. Non è un cazzo di lavoro. E gli streamer che dicono il contrario sono, chi lo dice con cognizione di causa, molto molto pochi comunque. Sì, dipende, Se sono pro dipende. gamer che effettivamente lo fanno anche controvoglia perché devono allenarsi, perché devono. Basta, allora, se ci metti Sono impegno, pagati, allora, il eccetera. discorso è questo, se ci metti del tuo impegno, investimento, potrebbe essere un lavoro, certo. Se viene retribuito, certo, è un lavoro a tutti gli effetti. Quelli che magari lo trattano con leggerezza e lo trattano come un lavoro, prendendolo con leggerezza, non facendo i giusti investimenti, giusto comparto pubblicità, comparto intrattenimento, è un. Sì. Io provo ad aspettare e non toccare niente. Ah, tu dici che faccia tipo la registrazione? Ma perché lui va avanti, forse? Di solito si incazza chi ha gli sponsor perché sono obbligati a streamare tot anche se vorrebbero Però io devo fare concludere un attimo il concetto. altro. Ah, dimmi. Ti stavo dicendo, comunque è un impegno importante, nel senso Vabbè, che ci sì. rendiamo conto a volte può essere un sacrificio, Certo. può essere pesante, A ok? A volte. volte sì. Perché Capita. comunque anche quando vai in live, non è che vai in live con il tuo umore, perché se io vado in live con il mio umore a No, devi volte fare un po'. arrivo e Se sono. no. Vabbè, devi un po', no? È come entrare in un'altra Flippate dimensione. questa cosa. Che schifo. Però per dire, cioè, è comunque devi essere con. Devi avere Puoi riuscire a parlare e premere un tasto? energie, devi intrattenere, devi parlare, devi. Ok. Non è una vita semplice. Quindi queste cose qua Sono quei barlumi sono, che ti. Che sono quei lumi di speranza, barlumi di speranza, ti che fanno ti fanno effettivamente. andare avanti Ed tanto. impegnarti anche a Impegnare. Ecco, migliorare Bullop, non so tutto. se c'era quando ho annunciato, non credo ci fosse. Abbiamo acquistato l'Elgato L'Elgato. proprio oggi. Quindi questi 20 euro,
questi 20 euro in ci realtà, aiutano un sacco. In realtà, perché noi investiamo oltre che il tempo, le energie, la passione, certo, eccetera, investiamo anche dei soldi su questa cosa qua, perché ci teniamo, perché ci piace, perché stiamo in compagnia, abbiamo conosciuto un sacco di persone incredibili. Certo. No, esatto, anche perché nella situazione in cui siamo adesso, nel senso, non trattandolo come un lavoro. Guarda che non posso esserci sempre, mi dispiace. No, appunto, certamente. Di che? No, certamente. Nel senso, ci sei, bene, però ovviamente non è che obblighiamo a rimanere attaccato al canale. No, diceva, se visto che Vullap non c'era all'inizio, dicevo io, dice giustamente. Ah, ok, no, allora, io stavo dicendo per la... Come si fa a tornare indietro? Devi tornare indietro. Come? Da qua. E poi? E poi torni indietro. Tu la sei la strada. Sì, la so io. E posso finire il concetto così non ne parliamo più? Sì. La situazione del canale in questo momento, cioè puro passatempo, ci stiamo dedicando il giusto come comparto grafico. Di qua? Sì. E sotto, giù. Devi tornare indietro, quindi giù. Okay. Giù si va dove c'erano le cascate. Tu devi tornare indietro a Trid, giusto? Sì. Sempre indietro. E non so dov'è Trid. Sempre indietro, non giù. Non c'ero io. Sempre indietro, giù. Sempre indietro, giù. Indietro e giù, ok? Ok. Provincia di Milano, dice Vullap. Sì, aveva già detto, non ascolterò lei, non c'era Irene, quindi... Dissi che ho dei milanesi tutti bauscia, imprenditori che devono fatturare. Stavo dicendo per l'ennesima volta, basta. La situazione del canale è puro intrattenimento passatempo dal nostro punto di vista, no? Ci stiamo dedicando il giusto a livello di grafica, a livello di marketing. Non ricordo un momento bellissimo, scusa. Lo puoi leggere dopo, non scappa. No, voglio leggerlo subito. No, lo leggi dopo, per cortesia, d'ora in poi. Va bene. A livello soprattutto di comunicazione siamo proprio ai minimi, perché facciamo la storia, mettiamo i post, però non è che ci stiamo dedicando così tanto, però... Ma non c'è il tempo, perché lavoriamo. No, esatto, però ti dico... Se si continua di questo passo, ci sarà un miglioramento anche in questo senso, perché si amplierà, ci saranno gli sponsor, prima o poi, se si va avanti così. Persone come Vullap, intendo. Basta, chiudo il discorso, ringraziamo ancora Vullap, andiamo avanti, basta. Io butto questa carta, che non faccio vedere la marca, eh? Certo. La Gags. Sì, la Gags. Però... sponsor, magari sì, quello sponsor magari. Poi guarda, proprio tutta salute, mamma mia. No, vabbè, nel senso, ovviamente se il troppo stroppia, certo, quello è la battuta. Che sponsor è un finanziatore? No. Ma che cazzo hai oggi? Esatto, entro una volta, io non mangio mai in live, una volta è Kinder finanziatore. Qua si batte la fiacca. Tutti sti commenti. Esatto, entro il 2025 dovrei trovare un nome lucente per lo sponsor. Entro il in realtà che poi ogni volta sembra la latest follower, latest top donator, sembra sempre una persona diversa. In realtà è sempre lui con nomi incredibili. Cioè, split, tipo. Allora, il pacco in realtà sono io che salgo e gliele preparo. E le frigo il garagino. Cosa prepara? Cosa frigge? Ah, arancine e panelle. Ah, non avevo visto il... Vedi perché ti dico che devi leggere. No, tu non mi hai detto questo. Tu stavi leggendo mentre parlavo io, che è diverso. Così non ti perdi i messaggi. Sì, ma così mi rompi il cazzo. Io e Dave abbiamo deciso di fare un contributo in arancine e panelle con qualche pacco un giorno. Bello. Siete tutti invitati al garagino, dice lei. La prossima volta portate il gioco dell'effetto al latte e Kinder Pinguì. Lo ricordi il gioco? Sì, purtroppo sì, me lo ricordo. Quello con la voce di Goku. Mamma mia, che schifo. Un transport. Mamma mia, tutto pre-renderizzato, ti ricordi? È un po' la Donkey Kong Country. Beh, però i vecchi fasti. Ripeto, un giorno non definito, un mese non definito. Mai. Quindi mai sarebbe.
appena ci bannano, dico. Ciao ragazzi, sono arrivato da ah, no, grazie, 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 però il progetto è andato. Ecco, vedi, adesso tu fai questa strada qua e sei a Trid. La città fantasma. Potevo curarmi, adesso che ci penso, quando sono arrivato al... Non era così. Così la quando sono allo sbaglio. Mamma mia. Entro il 2025 garantito. Ah, meno male, dai. Ah, allora, dai, abbiamo, allora va bene. Allora abbiamo va bene. Uno spettro. Perché ti sei fissato col 2025? In effetti... Perché vorrebbe farlo più tardi, Irene, forse. Ma che ha, Jeff? Tetris for Jeff. Non si rodò. Ah! Non c'è più la minaccia. Ah, parliamo, aspetta. Grazie per aver riportato la pace e la felicità a Trid. Grazie, pace, amore. Felicità. Non mi dimenticherò mai, tornate qualche volta a Trid. Mai. È incredibile che dei semplici ragazzi come voi abbiano salvato la città. Chi me l'avrebbe detto? Da quando il capo dei mostri se n'è andato, gli spettri del tunnel sono scomparsi e gli autobus possono nuovamente circolare. Questo è un indizio che ci fa capire che dovremmo prendere il pullman per Forside. Sì. Ma lui mi ricorda qualcuno. Che cazzo è? Aspetta, fammelo vedere un attimo. È l'amico di Beef di Ritorno al Futuro 2. È lui. Cosa stai facendo, pivello? Allora. Parlerei volentieri con tutti, ma... Ti devono usare le mani? Allora. Cosa ti fa allora, Trid? Hai letto? Se vai a prendere il pullman, semplicemente. Ah, ok, allora vai. Volevo soltanto capire se era il caso. Ah, no, si andava al telone. Però mai rotto il cazzo, più mio. Mai rotto il cazzo, più mio. Aspetta. Sì. Non girare pagina, per carità di Dio. Se non leggi, non sai. Allora. Belli flash di ciù. Quindi prendete un pullman per Forside. Prendiamo un pullman per Forside. Ma questo solo per fare la foto? Sì. Vabbè, grazie. Andiamo. È sempre sulla tua memoria, credo che sia. Un gioco di parole per dire... Fai l'ospita già che ci sei. Così togli il... Nella memoria fotografica, tipo. No, che te la salva nel gioco e dopo te lo fa vedere. Può essere, vabbè. Ma te lo salva nel senso che... Chiesto. Può essere che tipo in questo caso Jeff ha il funghetto in testa. Proprio vedi col funghetto in testa. Sì, certo. Vendiamogli il fungo. Che succede? Sto cabinato. Non ho bisogno di nessun aiuto. Mamma mia, sono venuto un attimo di allora. Allora io di solito faccio così. Il bus è là sopra, amico mio. Perché l'hai schivato? Cristo? Come là sopra, amico mio? Che cosa vuoi dire? Là certo, sopra, amico mio? Guarda. No, è sotto il tendone, o no? Sopra il tendone, guarda. L'altra parte è il puntino giallo sopra il tendone, eccolo. Ma che il prossimo autobus passerà molto presto, eccolo. Quest'autobus va a Forside, ma non posso far salire se non paghi 6 dollari. Che vuoi che sia? Ormai. Vai, vai. Si parte, raga. Progress. Abbiamo finito una pagina, giusto? Quante ne mancano?
6. Ah. Bene. Ma la scampagnata. La prima cosa da fare in città è la visita a Topolla Theater. Ok, il teatro. All'interno entrate nella stanza alla sinistra. Questo è un paese libero. Fa caldo. Sudano. Ma saranno Reggio Calabria. Sì, esatto. Adesso fanno una grigliata. Addirittura. Vedremo prima la menzione che la fine di Erba. Però è bello così, cioè... Senza l'H, senza l'H. Esatto. Non avevo neanche notato. Non è Heartbound. Ma scusami. Drugs, io andrei... Sì, sì, però... Abbiamo. Bond, esatto. Esatto. Il legame della terra. E qua dice che... Ah no, aspetta. Andiamo. Nonostante abbiate pagato la corsa, un ingorgo blocca la strada e l'autista vi ordina di scendere e farvela a piedi. Siete dunque obbligati a trovarvi un'altra strada. Fate compere ai negozietti locali, poi imboccate il sentiero dietro il drugstore. Come avete notato, la sabbia rischia di scottarvi. State attenti. Il deserto è colmo di nemici. Qua io ti conviene vendere tutto. Ma la moneta del nulla, che cos'è? Non lo so. Ti conviene vendere tutta l'equipaggiatura, cioè disequipaggiare tutto. Disequipaggiare comunque la cosa che poi... Sono armi comunque, no? Sì. Quindi disequipaggia tutte le armi. Le vendi. Sì, ma io volevo capire una cosa, no? Cioè, qua Ness ha... Altro. Opola, altro. Moneta del nulla. E ti aumenta la difesa. Sì. Dice che va già la... Ah, quello è... Vabbè, già... dai. Fiocco, ricordati. Cos'era, fiocco? Mm-hmm. Vendi a destra. Ciao, Irene. Buonanotte. Ciao, buonanotte, Irene. Buonanotte, Irene. Buonanotte, Irene. Mi raccomando, Irene. Mi raccomando. La Ness deve togliersi la fionda. Poi Ola deve vendersi il fiocco. Anche quello con cui che usava la padella. La padella. Padella. La padella. A parte questa annessa. Ok. Mm? Compriamo. No, Jeff? Niente. No, Jeff non mi interessa. Ecco, mazza di ferro. Sì. Messo. Sì. Porca puttana. No, preleviamo. Preleviamo 1000. Vai. Ok. Potevi fare un attimo un rapido calcolo prima di... 1000. Vabbè. Della Deluxe. Deluxe. Sì. Beh, era zero. Porca comunque. Vacca. Ah, ma perché era zero? Ah. Vabbè,
Dici, sì. Compriamo una moneta? No, non ce la facciamo. Bracciale di rame, però, per servirebbe per Jeff. Vai. No, ma il bracciale di rame ce l'abbiamo, perché l'abbiamo scusa. Abbiamo disequipaggiato. Jeff. Sì? La difesa di Jeff passa da 44 a 49. Vabbè. Sì? Lo faceva qua. Siamo soddisfatti? Siamo contenti? Hai parlato con gli altri dentro? No, cosa vuoi che dicano? Sto leggendo questo libro molto interessante, si chiama... Qui abbiamo anche dei posti letto per riposarsi. Il prezzo è $210 a notte, volete riposare qua? No. Ecco, vedi? 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 Ma da qua che cosa fai? Come cosa fai? C'è lo snack proteico, l'erba rinfrescante. L'erba rinfrescante secondo me è fondamentale. Non posso portare. Una sola e prendi l'erba rinfrescante. Guarda che non c'è spazio. Prendiamone un'altra almeno. Chi è arrivato al garage? EG1U7. Ciao EG1U7. Benvenuto. Benvenuto al garagino. Benvenuto al garagino. Palesati. O qualcos'altro? No. Palesati in chat. Raccontaci come ci hai trovato. Come stai? Come stai? Da dove arrivi? Da dove scrivi? Da dove scrivi? Volete domande novantas? Non parlare ad alta voce. No, vabbè, ma non ci serve però. Io direi comunque di fermarci qui. Qual è la tua carta di credito e il tuo conto in banca? Le ultime 4 cifre scritte dietro. Direi di con Airbound di fermarci. Andiamo avanti. Sei sicuro? Sono le 23:19, ma con Airbound cosa significa? Adesso facciamo un po' di just chatting e poi basta. Abbiamo fatto un'ora e mezza, no? È un'ora e 24. Diventa pesante. No, un'ora e 24 va bene così. Salviamo. Però volevo finire il foglio qua. Vabbè, cosa dice qua? Tra cui un bruco criminale che vi procura un sacco di XP sex sconfitto, ma... anche di oggetti persi tra le dune. Ignorate per ora quel buco costruito dalla scimmia. Non nutrite l'uomo nei pressi dell'area di scavo. Dormite quindi nella sua capanna. Potrete alla fermata e proseguire verso Forside. Sì, faccio un bonifico. Ma perché vuole fare bonifici? No. No, dice a Dave che voleva mettere l'Iban. No, allora lui, praticamente cosa dice la guida? Che noi dobbiamo girare tutto questi sentieri qua del deserto. Uh-huh. E sono pieni di nemici. Uh-huh. Tra cui anche alcuni scagnozzi malfamati, tipo, okay, che tirano un sacco di XP. Dobbiamo ignorare la scimmia e il buco. Ok. Devi prendere quella. Siamo a posto noi. Vabbè, tu prendila. Io non l'ho detto. Non dice mai niente. Sempre. Fammi vedere dov'è il malfamato qua. Se lo troviamo intanto. È perché scotta la sabbia. Lui è il malfamato. No. Un nemico. Scotta la sabbia. Mettiti nel. Qua. Eccolo. No, lo stesso. No. Ecco. Questi. Poi facciamo sta roba qua e dopo stacchiamo. Doppio hamburger. Io qui c'è bollato, non cancello. Vabbè. Ma... Bambini fastidiosi, siete delle pesti, fuori dai piedi, mostriciattoli. Ma dove cazzo? Noi dormiamo nel deserto, quindi spesso ci scambiano per cadaveri. Ah. Ma i cadaveri non indossano i costumi da bagno, giusto? Dipende. Ehi, smettila di fissare la mia brontatura, va via. Mamma mia, ma che di che la sceneggiatura? Era un pubblicitario, né? Fin là arrivava. È chi il ideatore, diciamo. Ma qua sono guarda, vai, visto che c'era
Ah, noto che Giancarlone ha colpito ancora. Ha colpito ancora. Fede, hai visto? Hai visto che tiro mancino. Cosa c'è là? Porco Giuda! È arrivato di tutto, è arrivato. Che cosa sto guardando? Oh mio Dio. Insolazione, cos'è? Boh. Sai? Fai tuono. Spera sorridente. Ufo carino, perché c'è, no, il picchetto. No, perché c'è il fiocco. Poi Fede subito ha capito, incredibile. Poco. No. No, sì. Perfetto. Fuck. Ah, oddio! Cazzo! Non puoi usare super, non mi fai niente al... Mamma mia, no, l'ha curato! No! Che cazzo hanno? Qua sono avvelenatissimi. Ah, però l'hai sconfitto. Il nome che ha usato è il suo tag su Halo. Avevo un buon indizio. Lui dissemina i vari tag che ha, capito? Ok. Sembra uscito da JoJo comunque. Wullup. Wullup è uno stand potentissimo. Cioè, cosa hai fatto? Vuoi buttare via? Come ma sì, sì. Un paio di lenti a contatto. Ah, più spazio in inventario. Ma porco Giuda. Usa qualcosa, ti prego. Caramella. Sì. 14, capirai. Serviranno queste, no? Penso che si possono mettere a Jeff. Davvero? Ti immagini? Ho perso un paio di lenti a contatto qui nel deserto di Dusty Dunes. Sono un ricordo di mia nonna e sono molto importanti. Ma come, lenti a contatto? Se le troverete, riportatele, io vi ricompenserò. Mi chiamo Penetella Giovanni. Wullup, segna. Segna questo, sì. Wullup. Giancarlone Sburlone è inedito, quindi... Ah, ok. Okay. Diciamo che è una nostra esclusiva. È una nostra esclusiva. No, anche però, questo Penetella però segna Giovanni. Penetella Giovanni non è male. Questo eh? Non è male, io te lo consiglio. Mi puoi trovare... Cos'era? Al fornaio di Forside. Sì, mi sembra di sì. Riportatevi, ricompenserò. Mi chiamo Penetella Giovanni. Mi puoi trovare al secondo piano del fornaio di Forside. Perché i fornai hanno due piani. Sì, in questi casi sì. Io tornerei indietro. Mi hai detto che dobbiamo trovare Uzi. Vabbè, torniamo siamo indietro morti. In barella, mi sa. Esatto. Dopo il deserto il suo compare prende iniziativa e attacca. Welcome back. Sono il lupo. Boh, post. Torniamo indietro. A posto. Boh. Fast traveling. Salviamo però. Fatto eh? Bene. Salviamo. Questo, eh? Dov'era il... acqua. Ricordiamoci che esiste l'escargo express. Mm-hmm. Che dovremmo chiamare perché siamo proprio pieni di roba inutile. Fatto. Aspetta, mi preparo, no? Sì. Boh. Rimaniamo un pochettino qua per defaticamento e basta. Così bisogna fare, sennò il gioco risulta troppo tedioso, anche per voi, non solo per noi. Che possiamo cosa... tutto qua. Ecco qua, così. Metti la musica, questo lo metti via. Musichina. Cambia scena. Facciamo just chatting, ecco qua. Per giocare questo gioco devi essere di forza del proprio in cima al greppo! Game and Sound Game che Sound. Ritorna prepotentemente. Buonasera Game and Sound. Momento news?
abbiamo già detto, vabbè. No, no, momento news dei tema videoludico. Momento news a tema videoludico, dai. Fare qualcosina, no? Il faticamento. Per catamiarmi meglio. Per catamiarmi meglio. Allora. Sarebbe un zibibbo. Allora. Questa la ingrandiamo innanzitutto. Così. Ah. Allora, innanzitutto... Comunque, dobbiamo dormire nella capanna per tornare a Foresight. Questo te lo dico per la prossima puntata. Okay. Perfetto. Quindi dobbiamo dare effettivamente $200. Ci vediamo la prossima settimana. Comunque, molto importante, tutti i possessori, i felici possessori di PS5, domani potranno esperienziare il nuovo aggiornamento del firmware. Ah, che... domani... Cazzo, domani c'è la novità. Domani c'è l'Elgato, ragazzi. C'è l'Elgato. Domani c'è l'Elgato. Domani arriva. No. Sì, quindi domani farei una live extra e farei vedere cosa effettivamente è cambiato. Cosa c'è nella mia PlayStation? L'aggiornamento di PS5. Sì, quello sì, assolutamente. Anche perché dovrei, visto che la telecamera è andata a KO, bisogna spostare questa e metterla là. Giusto? Fieri. Ma che è sto Fieri? Un meme poi vostro? Poi ti spiego, perché lui è molto molto distante da questo mondo. Ti spiegherò. In che senso? Ti spiegherò dei meme. L'ha detto, Twitch, domani live extra. Sì, domani live extra. Lo ridico? Domani live extra, dai. Domani ti chiama Carla e ti dice, Giulio, domani... Allora... Viene a lavorare perché... Allora niente, siamo pieni di gente. No. In quel caso no. Però, lezione sulla lore di Zeb89. Ah, oh, ragazzi, Fieri... Vabbè, cose vostre, non voglio sapere niente. Allora, in cosa consiste questo update? È molto molto bello. Ma in non interessa a nessuno, nessuno c'ha PS5, dai. Ma noi sì. Sondaggione. Streameremo in chat quello. Chi ha PS5? Chi ha PS5? Petizione per bannare le sigarette, ma guarda, c'è Marda che ogni chi volta che l'ha detto Bullap. Bullap, guarda, quasi me. Quasi. Confermo. Vabbè, niente, non rompete il cazzo, dai, basta. Andiamo avanti. Allora. Ma che cazzo mi stanno dicendo? No! Ragazzi, incredibile questa cosa. Destroy All Humans, aspetta, 2, aspetta. Annunciato. Reaction? Ma non c'è un cazzo da fare reaction, in realtà. Cioè, c'è stato sul Twitter di PlayStation, è stato... Ah, non c'è un trailer? No. Su. Titolo presente nel leak Nvidia GeForce Now di ieri, tra l'altro. Destroy Humans 2 Remake, Destroy Humans 3. Già il 3 stanno pensando. Perché i due sono dei remake, ma il 3 sarebbe inedito. Quindi, ragazzi, per tutti quelli che conoscono la serie Destroy All Humans... Non lo porteremo in live. Tutti i capitoli. Mamma mia, quante cose. Tutti i capitoli porteremo in live. Dal primo, che è già uscito. RetroArch disponibile su Steam. Con già alcuni core. Ma com'è possibile? Su Steam? Il emulatore su Steam ci sta. Non quelli Nintendo, credo, allora, no? I core non sono... No, perché i core sono emulatori. Ma i core sono illegali o no? I core non dovrebbero essere... Non dovrebbero essere legali, però Nintendo è così. Cioè, nel senso, straica. Perché è un codice sorgente della console. Cioè, codice che emula il codice della console, vabbè. Tanto giorno dovrebbe esserci la live di THQ Nordic. Ho promesso qualche annuncio, infatti. Hanno già spoilerato che ci sarà l'annuncio di Destroy All Humans. Cosa non ci sarà più nel Game Pass? Ma quando è la live di THQ? No. Cioè, quando è lo streaming? Lo dice tra 2 giorni, ha detto Fede. Tra 2 giorni? Venerdì o giovedì? Ah, venerdì, cazzo, non ci sono. E niente. Poi dipende a che ora lo fanno. Il 17 alle 21. Venerdì 17, ragazzi, bello. Io sono in un altro pianeta. Con la banca. Lo sai che è l'appuntamento con la banca, vero? No, l'appuntamento con la banca, l'appuntamento con l'agenzia immobiliare. Ah, è vero, ho sbagliato.
9 spettatori così random, ma cazzo random. Dove eravate? Cioè, stacchi il gioco, stacchi il gioco, arrivano tutti. Io guarda, io non ho parole, ma non lo so, palesatevi in chat, non lo so, palesatevi in chat, non mi fate incazzare, eh? Questo tutto preparato per... tutto è benvenuti al garagino, guarda tutto preparato era, tutto preparato, non c'era nessuno buttato. Cioè, non c'è nessuno adesso. No, lo so, pochi ma buoni, evidentemente. Però, dico, rispetto ai 9 spettatori, dove... Boh. Lo dico sempre, stronzi, la live si tira fino all'una minimo. Ma non è il discorso dell'orario. Cioè, sì, anche. Però, lato, più che altro l'orario, credo. Ma gli utenti in chat siete sempre voi, ragazzi. C'è qualcuno, qualche lurchino, che, insomma, va bene anche così, però... Ma forza, Elgato più PS5 uguale Deathloop? Assolutamente no. No. Sto per dire sì. No. Oh, possiamo già pensare a cosa portare per PS5? Io l'ho già detto. Ovviamente giochi per PS4. Per forza. Perché? Allora, cosa abbiamo qui? Vai. Abbiamo Tony Hawk. Mamma per qualche mia. Live extra così. Mamma per un po' di mia. Pinti. Segna, Dave, segna. Fallout 4. E qua Dave potrebbe essere entusiasta. Poi The Last of Us Remastered, The Last of Us 2. Che abbiamo Madonna. Metro. Madonna. Medieval. Horizon Zero Dawn. Bello. Uncharted 4. Az. Watch Dogs. Mad Max, Lords of the Fallen, no. Gravity Rush Remastered, Prey, Nioh, Guilty Gear, Ratchet & Clank, vai, aggiungi, Final butta. Fantasy, X2, Final Fantasy 15, bellissimo, Far Cry 4, incredibile, Rise of the Tomb Raider, assurdo, e basta però, cazzo. Ci sarebbe Metal Gear... Giulio, non ti piace un cazzo? No, in realtà sono serio. No, non sto scherzando, sono belli. C'è anche Doom. Vabbè, Doom però da portare su PC. Grazie al cazzo, li abbiamo comprati. Cioè, che non siano giochi belli. Cioè, tutti i giochi comprati con un criterio. Don Flamingo, qualcuno ha detto l'urchino, eccolo. Eccolo là. Ma state calmi. No, siamo calmissimi noi. Per il miglior gioco della generazione, vabbè adesso. Uno dei migliori. Non l'avete ancora giocato? Forza. Abbiamo giocato quando non facevamo live. Quando ancora non esisteva questa dimensione. Sì. Peccato, perché siamo persi dei momenti. Ti capirai. Si recupera. Comunque, ce n'è di carne al fuoco, Forza Horizon 5. Non credo si possa fare. PS5. Un po' difficile. No, quanto te lo faccio finire in 3 live. Comunque Bullup non ha totalmente torto, perché uscirà a novembre col Game Pass. Sì, lo proveremo. Quindi lo proveremo, assolutamente. Fallout 4 te lo faccio finire in 3 live, sì? Sarebbe un po'. E se vi tiro fuori Midnight Club Los Angeles... E ci facciamo il macchinone, il pandino super, super modificato. Ma dove? Su PlayStation? No, su Xbox 360. E come fai? No, il casino, come fai? No. Ragazzi, Xbox 360. No. Sì, no. Ce l'abbiamo. Abbiamo l'Elgato. Sì, si può fare. È un casino. Lo faremo. Lo faremo presto. Questa chi la capisce? Con i foglietti. Questa chi la capisce, ragazzi? Foglietti. Chi la capisce questa citazione? Chi la capirà? Alla mia stima. Buon Natale. Buon Natale da questo ragazzo un po' stagionato. Ma con il cuore sempre giovane. Madonna santa. Che feels. Clippate per favore. Vabbè, così. Anzi, lo faccio giocare in modalità sopravvivenza. I fogli piegati. esatto. Ci stai arrivando, Fede. Di qua. Solo il Berlusca. Ecco! Se non l'avete mai visto, su YouTube trovate il video degli auguri di Buon Natale di Berlusconi.
Nel 96, del 96. Cos'è, 95. Allora, no, ragazzi, 99, perché è il nuovo millennio. Nuovo millennio. Scusate, ragazzi, 99. Andate a vedere sto video perché è incredibile. È veramente che, indipendentemente dalla vostra corrente politica, è incredibile. Va visto. Mamma mia. Va visto. Ma perché... mille volte. Una sì, volta sì, ogni sì. anno. Una volta ogni anno. Una volta all'anno. Prima di... Se volete passare un bel Natale, cioè, prima, alla vigilia di Natale, fermate tutti, chiamate parenti, amici, tutti insieme, vi raccogliete, vi sedete nel divano tutti insieme, aprite lo spumante, il frizzantino, il panettun. Il panettun. Questo lo dico più per Bullap. Panettun. Lo dico per Bullap. E vi mettete lì, vi mettete Berlusconi, gli auguri di Natale del 99. Cioè, l'Italia è il paese che amo. È una roba incredibile. Ragazze e ragazzi del 2000. Di un lavoro. La speranza di un lavoro. Di una casa. Di una casa. Sappiamo come farlo. Lo faremo presto. Madonna. Questa santa. Guilty pleasure. Unknown pleasures. Vabbè. E dopo c'è stata la crisi economica. E poi niente. Bellissimo. Niente lavoro, bellissimo. Niente, proprio di zero. È proprio una favola. Una favola tutta italiana. Vabbè, continuiamo con Alfred Hitchcock Vertigo. Ha una data di uscita su PC. Sì, Daylight potrebbe... 2, data di uscita rimandata di 2 mesi. Ma ecco, vai! I motivi, quali potrebbero essere? Beh, dobbiamo... Allora, ciao a tutti, oggi abbiamo importanti notizie da condividere con voi sui progressi dello sviluppo di Daylight 2 Stay Human. È sempre stato un obiettivo della nostra azienda costruire una comunicazione trasparente e onesta con la nostra comunità, i fan e i giocatori. Ogni giorno ci sforziamo di migliorare sotto questo punto di vista. Il team sta procedendo costantemente con la produzione e il gioco è vicino al traguardo. Mm-hmm. Esatto. I motivi però non ci sono elencati. Vabbè, vabbè, gioco è completo. Beh, lo stiamo testando. Sì. Il progetto più grande e ambizioso che abbiamo mai fatto. Vabbè, cioè... Insomma, devono no, ma non che non c'entra un cazzo con Vertigo di Hitchcock. Assolutamente no. Solo per il fattore vertigini e spirali e basta. Nintendo GameCube compie 20 anni oggi. Comunque, questo è l'anniversario del GameCube. Auguri, GameCube. Questo è l'anniversario. La console più potente della sua generazione. Questo è questa è una notizia per Game & Sound. Super Mario 64, un raggio cosmico responsabile del misterioso glitch per speedrun. In realtà sarebbe una notizia da glitch, perché non è presente. Speedrun causato da un misterioso glitch irripetibile potesse dipendere da un raggio cosmico che ha colpito l'intero 64 dell'utente in quel... No, ti prego. No, aspetta. È una leggenda metropolitana. No, aspetta. Allora, Super Mario 64 è stato oggetto di numerose storie, tra curiosità, leggende metropolitane e sulla sua lunga storia. Ma finora non era mai emersa la possibilità che un prodigioso speedrun causato da un misterioso glitch irripetibile potesse dipendere da un raggio cosmico che ha colpito il Nintendo 64 dell'utente in questione. Eppure, a quanto pare, la scienza confermerebbe questa bizzarra faccenda. Nel 2013 lo speedrunner Dota T-Bag, bellissimo nome, bellissimo. Bullap, prendi. Beh, anche questo, segna. Dota T-Bag riuscì a far segnare un tempo da record durante una sessione di speedrun del livello TikTok Clock in Super Mario 64, okay, sfruttando uno strano glitch che lo portò a saltare un livello intero. La questione colpì... Anche perché nessuno aveva notato prima tale glitch e nessuno è riuscito più a replicarlo. Nonostante su questo sia stata messa anche una taglia da $1,000 per capire il funzionamento. Di che cosa stiamo parlando? Nintendo 64 crea lui stesso raggi cosmici con la sua potenza. Una taglia. Me lo ricordo quel glitch. Una taglia. Me lo ricordo quel glitch. Ma io a questo punto vedrei il glitch, scusami. Facciamo partire la reaction. E vediamo insieme il glitch in questione, perché voglio capirlo. Metti la che prenda... Devi spostare la chat un attimo. Capito. Window capture. E di che prenda... Su 64 c'è una... Ecco. Boh. Prova a mettere... togli la musica. Ok. Aumenta il volume del desktop audio. Minchia, quante cose. Nice star miss there. Devo capirla sta cosa io. Oh, dì.
What the? Ma what che cazzo? Did you get invisible walls? What? Please say you got invisible. No, that was the craziest thing I've ever seen though. Stiamo scherzando. Ho saltato tutto. Ma che stiamo scherzando? I was going for like red coins or something. Vabbè, no, ragazzi, questo è un momento altissimo. Incredibile. Incredibile. Prima replicalo. Nessuno mi è riuscito. La porca di una puttana. Tutto ha saltato. Rimettilo. Rimettilo. Ma, rivediamo un attimo, secondo il proprio il momento in cui... Qua, vabbè, qua fin qua è tutto ok. Ma, vabbè, i soliti salti acrobatici di Mario. E qua succede qualcosa. What the... Chi riusciva a rifarlo vinceva $1,000. Sì, sì, abbiamo letto la taglia, sì, esatto. Incredibile, incredibile. Boh, un raggio cosmico. Un raggio aspetta, aspetta. Fammi continuare un attimo. In sostanza, lo strano comportamento del gioco sarebbe stato censurato. No, sarebbe stato causato da una particella cosmica che ha colpito il Nintendo 64 dell'utente. Una spiegazione è stata fornita da Gavin Bart di The Gamer, che ha riferito che come il glitch in questione sia stato un evento singolo provocato da un cambiamento di un singolo bit in una stringa. Mamma mia. Nella fattispecie si sarebbe trattato di un cambiamento di un'informazione legata a un singolo bit da 11100101, sì, passato da C5 a C4, cosa che ha portato al cambio da C5989. Ah, la posizione. Sì, facendo in modo che Mario saltasse un intero livello. Questo, secondo la fonte, può essere stato causato da una particella ionizzata proveniente da radiazione cosmica che ha colpito Nintendo 64 su cui stava avvenendo la speedrun. No, io voglio crederci. Io voglio crederci. Una teoria bizzarra. Ma la state leggendo, no? Cioè, guardate quei cazzo di numeri. Ma bisogna essere fuori di testa per arrivare a questa deduzione incredibile. No, io ci voglio credere. Vabbè, la particella cosmica, niente, anche questo, vabbè. Ma non è proprio campata in aria, esatto. C'è scritto, vabbè. Jason. Vado a scaricare l'emulatore Nintendo 64, vabbè, solo per questa cosa. Vabbè, poi, vabbè, sapete che oggi c'è stato l'annuncio di iPhone, perché c'è stato l'evento Apple, bla bla bla, questo ci interessa fino a un certo punto. Team 17 sta evidentemente guadagnando con Overcooked. Passando un buon momento. Hello Games risolveva i problemi con la patch 366 di No Man's Sky. Ancora patch per No Man's Sky, incredibile. E basta. Ah, Dragon Quest 12 potrebbe essere action. Yes. Coinvolto il team Extra Drive di ex Capcom. Mamma mia, grandi. Deadloop su PS5 e PC, disponibile da oggi il nuovo gioco di Arkane Studios. Andiamo a scaricare. Quindi finalmente non si è interrotto il loop delle conferenze in cui vedevamo Deadloop. Alan Wake Remastered senza ray tracing né HDR, ma con DLSS. Requisiti hardware su PC. Io lo davo anche per scontato il ray tracing. Cazzo. Io metto direttamente un Nintendo nel forno, dice Dave. Non funziona, non credo funzioni. Metto un microonde vicino, mentre gioco le possibilità aumentano. Io sono come Hideo Kojima, a quanto pare. Deathloop. Hideo Kojima vorrebbe giocarci, ma ha problemi con gli FPS. Perfetto. Ci vuoi giocare, ma... E questo spiega perché Hideo Kojima non ha mai fatto un gioco in prima persona. Meno male. A parte PT, ma non si sparava evidentemente. Esatto, quindi... Non è un FPS. È in prima persona. Non ha il tocco di Kojima. Il tocchino di Kojima. Il tocchino di Kojima. Beh, raga, allora, beh, noi ci salutiamo. Io capisco che voi siete numerosi questa sera, però... Sì. Volete, insomma... Dobbiamo stare a un certo ritmo. Esatto. Se abbiamo già sforato, perché siamo a 2 ore quasi di live. Quindi direi di salutarci, di darci appuntamento a giovedì. No, cioè sì, con la live normale giovedì sera alle 22 con Max Payne. Però domani... Sorpresina. Ah, senza RTX è stata un po' una delusione. Comunque il miglioramento è visibile. Ah, dici di Alan Wake, l'hai giocato? No, si è visto. Ah, si è visto. Ah no, sì, si è visto, sì, un po' il miglioramento si è visto, in effetti. Giocherò a Deathloop. 2 ore, troppo. Ma domani lavoro. Vabbè, senti Dave. Tra l'altro, se puoi, credo che tu abbia il potere... Fai GU e VLAP VIP,
Se no lo facciamo noi dopo, però intanto se riesci. Siamo vecchi, ci si alza presto, esatto. Sul sito di Remedy ci sono le immagini di comparazione. Sì, si era visto qualcosina. Domani live extra, domani vediamo. Live extra, probabilmente. Dipende quando arriva l'Elgato, la inauguriamo così con una bella live extra. Dipende, dai. Dipende, dai. Magari ti giochi qualcos'altro se non arriva in tempo l'Elgato o se non hai i cazzi di metterti qua a smanettare. Vediamo come passa la giornata. Dai. Anche perché inizialmente dovremmo capire un attimo come funziona, perché c'è un suo software di acquisizione, insomma. Bisogna un po' smanettare, bello, e non era ancora spuntato il MIDI social da Kelle. Esatto. Va bene, dai. Oh, ragazzi, grazie a tutti. Mille, grazie ancora a Bullup. Grazie a tutti i lurchini che non vogliono scrivere in chat, che mi fanno incazzare, ma va bene così. Si vuole bene lo stesso. E ci vediamo domani o giovedì direttamente. Esatto. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.